Ricostruire 3.0. Concluso domenica 5 marzo l'appuntamento con il Salone dell'Edilizia, il risparmio energetico e la sicurezza, organizzato annualmente nei padiglioni di Longarone Fiere. Un appuntamento che mette in contatto e crea sinergie tra espositori e utenti, con lo scopo non solo di esibire le novità del settore, ma anche di creare un legame utile sia a fornitori per capire le richieste del pubblico, che all'utente finale per rimanere aggiornato su un settore, quello dell'edilizia, in fase di ripresa e con molte novità al suo interno. Diciamo che noi siamo molto soddisfatti della fiera perché è una fiera innanzitutto di qualità, che abbina l'aspetto di ricostruire, quindi legata alla famiglia, alla casa in particolare, ma anche all'arte, perché c'è arte in fiera. E ringrazio in particolare questa opportunità che ci è offerta anche dalla ditta Vanzin di Pederoba, perché è giusto ricordare che se la fiera collabora con le aziende, come stiamo collaborando, è chiaro che si riesce a mettere in circolo più notizie, più importanti elementi proprio per le famiglie, per chi deve ricostruire la propria abitazione. Noi abbiamo cercato durante la fiera, ma lo faremo anche dopo, attraverso i nostri link istituzionali, ma anche attraverso la collaborazione con le aziende, di portare a conoscenza tutte le famiglie, tutti, diciamo, coloro che vogliono ristrutturare casa, portare a conoscenza le opportunità. E qui in fiera le hanno anche toccate con mano, toccando delle opportunità legate all'innovazione tecnologica, quindi con prodotti anche che salvaguardiano l'ambiente, perché è molto importante. Cioè, oggi non si può più trascurare l'aspetto ambientale, quindi avere un isolante di qualità di un certo tipo che non inquini o che dia dei problemi è molto molto meglio che avere un isolante che poi è un inquinante per il territorio. Quindi secondo noi è importante che le aziende investino su questi. Noi siamo un volano come fiera e cerchiamo come fiera di mettere a disposizione la sede dove si incontrino la domanda e l'offerta. Questo è il nostro obiettivo e abbiamo piacere che, sentendo le aziende, c'è una buona soddisfazione, e questo per noi è l'obiettivo principale. Una fiera nella fiera, giunta alla 12ª edizione, Arte in Fiera, con esposizioni di pittura e scultura, dove tutti gli artisti sono protagonisti assoluti. L'abbinamento con Arte in Fiera, che secondo me ha portato un'importante qualità, perché porta coloro che ristrutturano ad andare a vedere l'arte anche per poi completare la propria abitazione. Viceversa, porta molti artisti a vedere anche delle opportunità per ristrutturare la loro abitazione, perché poi gli artisti mettono in rete molte informazioni, perché loro hanno una rete molto importante, anche molto di più delle aziende qualche volta. Quindi questa è una novità e secondo me si sposa molto bene e l'esito è positivo. Altre novità sono legate ad alcuni prodotti di innovazione che le varie aziende hanno esposto, che quindi hanno dato l'opportunità alle famiglie, ai contribuenti, di toccare con mano le occasioni del risparmio che oggi la normativa consente di avere con gli sgravi fiscali. Longarone Fiere quest'anno ha anche messo in condizione le aziende di esporre le loro opportunità attraverso la ormai consueta occasione della piazza. È una piazza in cui coloro che sono presenti in fiera hanno modo di parlare, di portare a conoscenza le loro esperienze, di mettere in rete tutte le informazioni, e la fiera diventa anche un volano da questo punto di vista. E l'obiettivo proprio è anche di far sì che coloro che hanno delle ristrutturazioni in corso vengano contattati dalle aziende attraverso tutta questa tipologia di informazione, e che consenta ovviamente alle aziende di avere dei contatti per fare quello che è il loro lavoro, e quindi vendere i loro prodotti, promuovere i loro prodotti. Però credo che alla fine la qualità paghi sempre.